saranno di nuovo stupidi un'altra volta tutte e due? Fatelo adesso, fatemici sentire cosa ci dite prima di cominciare, dai. Dai, fateci sentire. Come fanno? Motore! Sembra Schindler List, ma che è? Ma deve essere un programma allegro. Allegro, capito? Te lo faccio romano un'altra volta? Dimmi te come ti piace. Salve e bentornati a Che Preparo, un programma di cucina che stiamo a fa sti giorni ancora qua nelle cucine del ristorante Le Saie. Le Saie, ma te le saie, se non le saie, salle, devono da venire. Ristorante Le Saie, Bagnara Calabra, via Filippo Turati. Ormai sono Turati, mica stiamo a fa', capito come? Via Filippo Turati, che sarebbe poi il lungomare, giusto? Stiamo in fondo dalla parte dello stretto di Messina, ecco, stiamo qua. Bene, se volete da prenotare, fate 340 30 42 728. Chiamate, vi rispondiamo. E noi Iari sponnemo. Embe, che c'è? E quando il vino embe, ci arriva il gozzo embe, al gargarozzo embe, ci fa un figozzo embe. Ah, sapevi questa? Dov'è? Oh. Che sta a fare la pulizia della rivetta? Andiamo, via qua. Ma dobbiamo cucinare. E dobbiamo cucinare. Oggi vi prepariamo una cosa che lo chef si è inventato mentre che dormiva stanotte, gli è venuto il pensiero, di la verità. Ai quattro del mattino, quando che si usciva. Ai quattro del mattino, mica cavoli. Ai quattro. Ti è venuto sta cosa, dice, moglie, famo due fettuccine col pesto d'erbette e poi ci mettiamo un brodetto de vongole e goji italiano. Ma mica l'oretta goji. No, cugino. No, so le pallette, sono queste qua. Questa è tutta vitamina B, vitamina C, c'è tutto. C'è sta pure stronzio qua dentro. Sì, capito? C'è sta il potassio, il sodio, c'è sta il calcio, c'è sta il molibdeno, c'è stanno un sacco di cose qua. E c'è sta pure stronzio, ho letto, sa? Mica so possono... So tutta roba che fa bene, capito come? Questo, te lo mangi, non invecchi. Stai bene, non te ossidi, capito come? È un antiossidante, antinvecchiamento. Dopo hai mangiato, dopo hai beve, dopo hai... te se può fare tutto quello che se vuole con sta roba qua. Queste bacche di goji italiano. Sono biologiche, sono coltivate in Italia. Ma che cavolo cercate di più? Che vanno a comprare quelle cinesi secche? Non so buone! Se deve da mangiare questa, il goji italiano, che viene da piana del Gioia Tauro. Tiè, guarda, amato, maropati, tutta la zona, so belli. Mazza quanto so buone, oh! Se mangia pure questo, se mangia tutto, se mangia pure la ciotolina. E dopo che mangi, bevi. Bel caliciozzo, te costa viola, ma che te costa? Non te costa niente. Questa costa, a fine del mondo. Ma non te copa, te costa viola, te costa. E il telefono, questa è la polizia che mi viene a cercare. Come portano, capito come? E poi? Condisci santo olio, olio santo, che stai a guardare la porta, che te deve avere un amico? Ti è arrivato, capito? La farina del portato. Ah, farina. Ti è arrivata la farina. Mazza, un sacco. Grazie per la farina, Giovinò. Saluto a tutti. Bravo. Olio extravergine d'oliva, www.olearia.it, perché questo è l'Olearia San Giorgio. Questo è olio che proprio, capito come? Tu bevi, tu mangi, tu spalmi, tu succhi, tutto quello che ti pare, tutto buono. Ce fai la scarpetta. Ma ce fai la scarpetta pure quando l'ora è finito che ti è rimasto il profumo. Beh, mo se famo sti due fettuccine. Andiamo su. Ragazzi, è una follia. Cioè, mi entrano questi disgraziati nell'anima
è meraviglioso, sono posseduto, impossessato. Che facciamo prima? Il quello pesto che te pare. O... secondo te i nostri amici a casa cosa dovrebbero fare per primo? È la stessa cosa. Prepariamo subito il pesto e lo lasciamo sott'olio. Allora, tu come al solito... io sbuccio le... beh. Allora, okay. Intanto vi dico che le bacche di goji le liberiamo dal loro peduncolino, perché poi queste vanno in cottura. Eccole qua, vanno bene anche andrebbero bene anche col peduncolo, ma noi glielo leviamo perché quando si cucina poi può dar fastidio. Buongiorno Graziella, è volata subito via. Ma tua moglie, è possibile che da un anno e mezzo ancora non riusciamo a farla vedere? Allora, che stai facendo? Sto facendo aprire le vongole. Allora, stiamo facendo aprire le vongole intanto che liberiamo... mi servono le bacche. Le bacche? Aspetta. Liberiamo le bacche. Va bene, dal peduncolo. Ci prepariamo pure il pesto. Il pesto lo fai con rucola, menta, prezzemolo e basilico. Ah, proprio tutte. Allora, un rucola. Po' di rucola. Prezzemolo. Prezzemolo. Togliamo i gambi, quelli un po' più grossi. Sì. Basilico, io intanto libero questo. C'è un profumo di sto basilico che è la fine del mondo, e anche la menta. La menta appena si sfiora, vero? Questo possiamo tirare via. Perfetto, guarda che bella menta. Mamma bella, qua così, guarda. Che buona. Dimmi quante bacche qui. Va bene, bastano. Bastano? Basta, sì. Una sciacquatina. Questo qua. Ecco. Qui hai le bacche, queste le sciacquiamo. Queste sono pronte, poi le lasciamo per la decorazione. Allora, stiamo preparando una fettuccina, una tagliatella, insomma, no? A Roma fettuccina, con un pesto di erbette e un brodetto di vongole e goji italiano. Allora, prima ho fatto aprire le vongole, appena sono aperte le vongole che è fuoriuscita la sua acqua, ho aggiunto un po' d'acqua di cottura. Sì. Per aiutare, perché non è tanta l'acqua che ci danno le vongole. Poi ho messo le bacche. Sì. Per far insaporire il tutto. Bene. Facciamo cuocere qualche minuto e dopo sgusciamo le vongole e prendiamo tutto il succo con le vongole. Perfetto. Via. Perfetto. Ci siamo. Allora, queste me le sguscio, tranquillo. Tu intanto puoi preparare il pesto. Il pesto. Questo prezzemolo serve? Per adesso non lo puoi mettere, lo lascialo là dove, sì, puoi sì, usare sì. Questo. Vabbè, uguale.
Ah, ma queste le posso mettere direttamente qui. Così. Allora, ci sono due scuole, no? Una è la scuola che bisognerebbe lasciare la vongola attaccata al guscio perché il cliente a tavola vuole vedere che la vongola è fresca, ma quando il cliente se si fida del bravo, ma quando il cliente arriva a fidarsi della cucina e dello chef, chiaramente non c'è più bisogno di lasciare, anche perché al ristorante Le Saie la vongola in salamoia non entrerà mai. No, questo. Allora vado a frullare. Scusa, ma che gli cambia secondo te a certi disonesti a servire vongole fresche anziché quelle porcherie dei barattoli? Non lo so, guarda. Magari la praticità. Bah. Tu apri il barattolo e lavori. Sì, ma tanto si sente che è una porcheria e il cliente non torna più. Ecco. Abbiamo quasi finito. Direi in contemporanea. Vedete? Qui abbiamo le nostre vongoline assieme alle bacche di goji. Mentre adesso il nostro chef ci fa vedere il suo pesto. Eccolo qua, il nostro pesto allora. Perfetto. Che hai fatto? Hai scassato il coso? No, era già... Ah sì? Ma pensa a te. Dai, te ne regalo uno. Grazie. Allora, l'acqua è già in ebollizione, possiamo dare fondo? Diamo fondo alla pasta. Alla pasta. Boh, basta. A posto. Mettiamo questa. Ecco, che tanto ci siamo. Mi metto di là, sì, tranquillo. Buongiorno Graziella. Ma è una cosa allucinante, ha una velocità che non torna. Impressionante. Oh, stiamo dando fondo alla pasta, non ti preoccupare che ormai stiamo cucinando qua per noi. Prima o poi arriverà, mettiti là all'angolo, ah, ti vede, ecco. Allora. No, vabbè. Allora, eccoci qua. Siamo arrivati. Ma hai dato già fondo alla pasta? Sì, sì, già. Bene, bene, bene. Che meraviglia. Siamo pronti? Niente, è rapida come una faina. Che vuoi? Mi devo spostare qua? Ah, certo, perché non ha aperto i nidi. Ecco. No, perché. No, si aprono da sole. Sì, vabbè, però. Si è solo. Io cercavo il forchettone. Ce l'abbiamo qua il forchettone. Ah, sì. Quindi siamo qua, ci siamo. Sì. Bene, bene, bene. Adesso ci spostiamo perché il brodetto c'è. Eccoci. Allora, mettiamo il pesto nella pentola. Però
fuori dal fuoco. Dove stai fuoco. Andando con quel ferro da stiro tu? Ve lo dico io, a stirare le tovaglie di fresco perché sono arrivato. Voi avete anche la lavanderia personale qui. Sì. Meglio, noi ti fidi di più. Noi abbiamo un angolo dove ci laviamo tutto, sì, il tovagliato e poi mia moglie stira. Hai capito? È bellissima questa cosa. Sì, ma proprio... anche io stiro quando c'è bisogno. Ma io ti ho visto, guarda, ti posso dire una cosa, ieri mi hai fatto tenerezza in sala. Ah, perché ieri... c'era la sala piena, ho visto. E c'era solo Diego in c'era sala. C'era solo Diego in sala e quindi... La mattina gli do una mano, la sera ci sono i ragazzi che poi, lavorano. Cioè, quando c'è lo chef che ti serve a tavola, ti senti un po', no, in difficoltà. Perché? Beh, ieri eravamo ospiti tuoi, diciamolo, come sempre. Ma non solo, io avevo un ospite che è diventato automaticamente... Ma ti devo dare i soldi per lui, sì, vabbè. Ti do quei 400 euro a persona, quali, sì, a te si pagano? Bastano. Qui sono... La media, ecco, se non prendete il vino, sono sui 450-500 euro a persona. Se c'è il vino, se sono c'è 1000 il vino euro. Arrivano sui 1200-1300. No, che poi ci credono, vieni qua! Non è così, tranquilli, ecco. Assolutamente. Signora Orsola, allora, come sta andando questa nuova avventura tra Gianni e Pinotto? Ci telefoni, ci scriva, ci dica delle cose e soprattutto, mia cara signora, non qui perché siamo nella cucina del ristorante e quindi c'è tutta una serie di situazioni un po' particolari, ma quando saremo a Casa Sud, in questa nuova nostra meravigliosa avventura che sta per partire e che condivideremo con i carissimi amici De Mase di Legnarte, di Taurianova, i grandi mobilieri, una tradizione mobiliera ormai ultradecennale, grandissimi mobili fatti a mano, veramente grandi incisori, meravigliosi progettisti, bellissimi, proprio grandi consigli proprio da parte di architetti, ci sono delle cose veramente stupende. E Legnarte ci regala una bellissima cucina, quindi quando saremo nella nostra, fra qualche giorno, insomma qualche settimana, saremo nella nostra cucina dove lo chef verrà ad imperare tra i fornelli, venga anche lei e assieme alla signora Orsola, mi raccomando, venite, scriveteci, prenotatevi, i nostri numeri li trovate su www.sud656.tv. Trovate anche la nostra mail, se avete voglia di cucinare assieme a noi, di assistere alle grandi preparazioni del nostro chef, venite perché assieme a voi prepareremo dei nuovi piatti, delle nuove... Anzi, se vi va di mettere in discussione una vostra pietanza, una vostra ricetta, assieme al nostro chef magari potremo arricchirla con le miracolosissime bacche di goji italiano, eh? La prepareremo con il buon olio dell'Olearia San Giorgio, le faremo accompagnare da un buon calice di buon vino della casa vinicola Criserà e saremo tutti pronti assieme a voi a preparare le vostre proposte. Dove siamo qua? Allora, il pesto di erbette come l'abbiamo fatto? Allora, un po' d'acqua. Allora, il pesto di erbette lo abbiamo fatto con rucola. E le forchette? Giuseppe, se non vuoi mangiare oggi... È bello che lui mica me ne dà una sola per me. Cioè, capito come? Allora, rucola, basilico, menta, prezzemolo e poi adesso un buon olio, chiaramente, che abbiamo messo l'aspromontano dell'Olearia San Giorgio, poi abbiamo messo del buon parmigiano e adesso condiremo il tutto con il brodetto. Ah, ecco cosa. Facciamo un lettuccio prima? Così.
E poi ce li versi sopra? Ma proprio col brodetto. Ecco. Che ce devi fare? Ma non l'abbiamo filtrato. Non l'abbiamo filtrato. No, non l'abbiamo filtrato, ma va bene uguale, a me piace così. Mamma mia. Io impazzisco per questa cosa. Sarà una roba micidiale. Così. E queste due okay. Così. Vero? Okay. Col costaviola a fianco. Mentre te parli, sì, così. Guarda, te parla, parla, dici le cose, che io ho capito come si deve fare. Qua si deve prendere e poi immergere nel brodino. Tagliatelle con pesto di erbette e brodetto di vongoli e goji. E che te lo dica a fa? Vuoi che faccia tornare il romano? Oh! Mortanguerieri, quanto è buona sta cosa! Ci ha messo tutto, ci ha messo. Ci ha messo la vongoletta! Ci ha messo la bacchetta dei goji! Ci ha messo tutto il pesticino qua che si magna! Ah, fettuccina, buona! Eh? Ma sai che ti dico? Io che mi facevo sempre la carbonara, la gricia, ma io mi mangio questa, mo? Due sordi poi, eh? Ma che mi guardi male? Ma che sei invidioso? Guarda da un'altra parte, oh! Sai che c'è? Ammazza, sono buoni, oh! Come si chiamano, hai detto? Fettuccine, tagliatelle, col pesto d'erbetta, vongolette e bacche di goji italiano. Io una volta dicevo che era buona l'oretta goji, queste sono più buone dell'oretta goji, oh, ma che stava scherzando. Beh, raga, vi salutiamo, se ribeccamo domani veniteci, ristorante Le Saglie, via Filippo Turati, sono tre perché sono plurali, se no era Filippo Turato, invece sono Turati, che sono tre. Stiamo a Bagnara Calabra, il lungomare 340 30 42 728, giusto? Giusto. Chiamatevi, rispondemo e noi vi rispondemo. Embe. Il cellulare che ti stanno a chiamare, vedi un po' che ti vuole. Lo so. Ci puoi andare, ti no. Te preoccupa, tutto a posto. Chi è? Equitalia? Ciao ragazzi, a domani. Se li beccavo, ciao. Ciao, ciao, a domani.